sono contento perché veniamo finalmente, facciamo due risultati utili e quindi prendo un bicchiere mezzo pieno, anche assolutamente. Aspetta... Sì, decisamente. L'obiettivo in questo momento per me è dare continuità. E sicuramente se avessimo fatto gol alla fine non era meritato, però ce ne sono 100.000 di queste partite. Certo. Quando i quinti non funzionano tanto bene, ecco che a volte non si riesce nemmeno a fare un'ottima prestazione, soprattutto in una squadra dove dei quinti fa la sua arma migliore. Sì, arrivavamo poco manovrando e fraseggiando bene per arrivare quinti, perché per arrivare quinti bisogna lavorare da dietro in un certo modo per poi arrivarci con una certa efficacia. Questa cosa un po' ci è mancato, loro hanno cambiato sistema di gioco per venirci a coprire un po' l'ampiezza. Secondo me hanno fatto una buona partita, il Chieti si vedeva che comunque era motivato e spronato. Noi allo stesso tempo venivamo con una paura che devo togliere assolutamente alla squadra di una partita fuori casa, perché rischiava veramente, c'è un motivo perché fuori casa non riusciamo a dare una giusta continuità e qualità al gioco, anche se a sprazzi qualcosina abbiamo provato, però io vi dico che è un punto per noi molto molto importante, guadagnato. È chiaro che bisogna dare ancora continuità domenica. Viste le pressioni sul Chieti, ti ha messo in difficoltà per larghi tratti della partita, ha creato anche parecchie occasioni, ti aspettavi un Chieti forse il migliore della stagione? Ma se il Chieti è stato il migliore della stagione sono contento, però c'erano, le occasioni sono venute espressamente da episodi, da questi falli laterali buttati dentro che creavano tanta apprensione, e per larghi tratti della partita c'è stato questo, qualche calcio d'angolo, qualche situazione del genere. Abbiamo fatto una buona, secondo me, azione, mi ricordo il primo tempo dove Gresilini si è trovato a tu per tu, poi un altro schema sul calcio d'angolo di poco che Altobelli. Però vi ripeto, a prescindere dagli episodi mi prendo un po'... Cioè la Vastesa avrebbe perso questo tipo di partite, ve lo dico sinceramente, un mese fa avrebbe... Come 15 giorni fa l'avrebbe persa. Non l'abbiamo persa, significa che il percorso pian piano sta arrivando. È chiaro che domenica prossima c'è la controprova. Mister, l'emozione per essere tornato a te. Ma sì, ma io non lo nascondo, perché comunque rimango una persona emotiva. Sono stato bene e sono stato accolto bene. Allo stesso tempo sto vedendo che anche i tifosi della Vastese ci hanno applaudito, hanno riconosciuto comunque la sofferenza, la difficoltà di questa partita, e anche da parte della Vastese ci può stare un aiuto da parte dei tifosi. Per quanto riguarda, conosco tutti, quindi sono molto contento e sono felice che tutti quanti mi abbiano apprezzato e mi hanno salutato. È un finale di prima parte di stagione col mercato aperto. Che cosa è stato chiesto? Se è stato chiesto qualcosa alla società, si parlava ancora di qualche under sui quinti, ecco, ancora questa l'idea, magari qualche attaccante un po' più pesante lì davanti, qual è l'idea del mister? Ma l'idea del mister è l'idea della società e del direttore, nel senso che veniamo adesso in un periodo molto complicato, le squadre che oggi hanno perso sicuramente cambieranno, quelle che hanno vinto pensano di stare bene, e quindi c'è tanta, secondo me, confusione. Secondo me bisogna stare tranquilli e fare le scelte in maniera ponderata, perché non vanno fatte prese scelte troppo affrettate in questo periodo, perché poi ti privi di un giocatore, due giocatori che in realtà aveva solo bisogno di un po' di tempo, quindi devi individuare bene in maniera molto lucida. Comunque è un momento molto complicato per tutte le squadre, perché c'è tanta voglia di cambiare, tutti cercano di migliorare, ma non è detto che si migliora cambiando, quindi bisogna essere bravi a capire se c'è un percorso, almeno per quanto riguarda la Vastese, se può continuare senza troppo. Beh, ma io ho la fortuna di avere un attacco importante, nel senso che un dei ricambi, che non sono dei ricambi, e sinceramente hanno dato una scossa da questo punto, sia Calì che lo stesso Busetto, e di questo sono contento. Quindi io alla fine devo essere contento della prestazione, vi ripeto. Va bene. Cambio tattico del film, non capito. 3-5-2. Sì. Quindi hanno fatto questo, però l'hanno fatto convinti di fare la cosa giusta.